Non posso chiedere di più. Sono andato al giro per quest'anno non per fare esperienza come gli altri anni, sono andato deciso per far bene, per vincere una tappa e per aiutare comunque sia, per essere in appoggio a Mollema, che era il vero capitano della squadra. E sono riuscito in tutti i miei obiettivi: vincere la tappa, che era il Mortirolo la mia preferita, vincere la maglia blu di migliore scalatore e aiutare Mollema allo stesso tempo. Quindi, ho portato a casa tutti i miei obiettivi, ecco. L'esultanza, quegli occhiali praticamente lanciati tra la folla, era proprio un grido di liberazione. Sì, tanti mi hanno chiesto il motivo, però in realtà io non ricordo benissimo quel momento, cioè è stato un gesto spontaneo e non mi sono neanche accorto, sinceramente, di quello che avevo fatto. Però dai, è stato, cioè, a riguardarla è una delle tappe secondo me più belle del giro, cioè emoziona anche me e comunque sia correrla è stata diversa che guardarla poi dall'esterno, quindi mi metto anche nei panni dei tifosi che l'hanno vista e spero comunque sia di aver trasmesso qualcosa di buono, ecco. E perché ci sei voluto andare? Quando eri convinto di far bene a questa Tour de France? Ah, sinceramente è nato tutto nel ritiro che ho fatto a Sierra Nevada in altitudine, prima del giro, dove sono stato appunto in camera con Richie Porte. Abbiamo fatto questo ritiro solo io e lui. Ecco. Quindi tra me e Richie Porte, che era il capitano scritto della squadra al Tour, c'è sempre stata questa amicizia e da lì è iniziato un po' qualche battutina sul tour, però in programma avevo già il giro, avevamo già fatto i nostri programmi, ero lì per preparare il giro e quindi poi è finito tutto lì, è finito. E comunque sia, io quel giorno non ho mai pensato alla classifica generale e di prendere la maglia gialla, cioè il mio obiettivo era di vincere la tappa, perché avevamo capito che quella fuga quel giorno arrivava all'arrivo, quindi il mio obiettivo era solo vincere la tappa. Poi negli ultimi chilometri appunto ero stato informato che il gruppetto diciamo dietro si stava avvicinando. Quindi io mi sono concentrato al massimo per vincere la tappa. Quando ha visto Teuns che vinceva? Quando ho visto Teuns appunto che mi staccava sull'ultimo muro a 100 metri dall'arrivo, lì mi sono un po' arrabbiato, ecco, per non dire altro. E quindi sono arrivato proprio deluso con questa rabbia addosso che ero proprio arrabbiato, ecco. Subito dopo l'arrivo, avevo ancora la radiolina, dall'ammiraglia mi dicono che sono maglia gialla, sento una festa dalla macchina e mi dicono grande, grande, sei la nuova maglia gialla del tour. Sai, in un attimo, per 10 secondi, è stato forse il momento più bello della mia vita. E dopo questi 10 secondi hanno riaperto la radio e sento scusaci, ma sei secondo per qualche 4-5 secondi. Cioè, potete immaginare qual è stata la mia sensazione. Quindi io mi sono rivestito e stavo tornando giù verso i pullman dove si fa la doccia e sono passato davanti al podio dove c'era tutta la premiazione e tutto e vedevo la gente che mi saltava addosso, si fermava, congratulazioni, 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 tant'è che a un certo punto mi sono anche alterato dicendo guarda che sono secondo, non sono il primo, andate dal primo e poi basta, ero in realtà poi mi hanno fermato ufficialmente diciamo, i bodyguard del tour e niente, così sono diventato la maglia gialla. Ecco, a mia insaputa, perché non lo sapevo, ero convinto di essere secondo, invece poi ero il primo. Sicuramente il tour è una gara diversa, nel senso che tecnicamente è una gara molto molto dura per come si corre, per i ritmi, per il nervosismo che c'è in gruppo, lo stress, e appunto tutto il clima che circonda la corsa, perché non è solo la corsa in sé per sé, però dal mattino quando ti alzi alla sera quando vai a letto è davvero molto molto stressante, molto più del giro. Quindi comunque sì, anche a livello di pressioni ti consuma una gara come il Tour e difatti io ne ho pagate le conseguenze dopo 10-11 tappe. Però sicuramente mi dà la consapevolezza che posso provare a fare classifica a un grande giro, cioè quello è il mio grande obiettivo adesso, d'ora in poi. Ne avevo avuto la consapevolezza già al giro, però appunto il tour è stato ancora un po' un'altra piccola conferma. Quindi tecnicamente mi dà ancora di più la certezza che posso veramente far bene A in un queste grande grandi giro, corse a tappe. vincerlo un giro. Ma vincerlo, il problema più grande rimane la cronometro. Purtroppo oggi per vincere un grande giro bisogna andare fortissimo a cronometro e io attualmente a cronometro vado veramente piano. Quindi questo è il mio tallone d'Achille, si può lavorare, ci sono delle buone speranze, ecco, per migliorare.
però attualmente nel giro di 1 o 2 anni è molto molto difficile, perché comunque sia devi avere questa caratteristica.